Ciao a tutti, sono Marika e sono qui con Delia, una ricercatrice AIRC. Ciao a tutti, sono una ricercatrice dell'Istituto Nazionale dei Tumori, come diceva Marika, sostenuta dall'AIRC. Mi occupo in modo particolare di carcinoma dell'ovaio, una patologia che ovviamente colpisce le donne, anche se non con una frequenza molto elevata. Pensate che 364.000 sono i casi all'anno di tumore, quindi significa 1.000 al giorno. Ecco, di questi 364.000 casi, il 44% riguarda le donne. Questo vuol dire 440 casi nuovi di tumore per le donne ogni giorno. Il tumore più diffuso è il carcinoma della mammella, che rappresenta il 29% dei tumori che colpiscono le donne. E quindi io cosa posso fare per prevenire questo tumore? Allora, tu hai uno strumento diagnostico meraviglioso che sono le tue mani. Quindi con la semplice autopalpazione del seno è possibile percepire qualche anomalia e segnalarla chiaramente al medico di base. Ora, per una ragazza giovane sarà molto meglio fare un'ecografia. E invece per mia madre cosa potrei consigliare? Allora, se la tua mamma è come me, e quindi una persona intorno ai 50 anni, lo strumento diagnostico migliore è la mammografia. E come incidenza qual è il secondo tumore? Il secondo tumore come incidenza è il tumore del colon retto, che colpisce il 14% delle donne. E come si può prevenire questo tumore? Bisogna guardare le persone su una fascia d'età decisamente più alta, quindi di nuovo ai tuoi genitori. In questo caso non solo alle donne, ma anche agli uomini. Intorno ai 50 anni è consigliabile fare la ricerca del sangue occulto nelle feci. Allora, un altro tumore che bisogna tenere in considerazione, un tumore prettamente femminile, è quello della cervice uterina, che colpisce il 5% delle donne. Anche per questo tumore è disponibile uno screening di popolazione attraverso il Pap test, un esame molto semplice che, prelevando delle piccole quantità di cellule dalla cervice uterina, è in grado di stabilire se esistono delle anomalie o meno. Questo screening lo posso fare anch'io alla mia età, giusto? Ma è meglio iniziare lo screening intorno ai 25 anni. Quindi quello al polmone non è un tumore tipicamente femminile, o sbaglio? Allora, se vogliamo considerare il tumore come una patologia tipica delle donne, non è un tumore tipicamente femminile, perché vengono colpiti anche gli uomini. Però nelle donne ha degli effetti decisamente più pesanti di quanto ne abbia sugli uomini. Ricordiamo che l'85% dei tumori al polmone è causato dal fumo di sigaretta, quindi non credo sia necessario dire che il fattore principale per la cura di queste patologie è di eliminarne la causa, quindi smettere di fumare. Bene, quindi per altre informazioni come bisogna fare? È possibile consultare il sito dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dove si troveranno tutte le informazioni per ogni tipo di patologia e quali sono gli esami consigliati per queste patologie. Il sito è www.airc.it. Benissimo, grazie. Grazie per la chiacchierata. Grazie a lei. Ciao.